il nostro nuovo campione. Siamo arrivati alla ghigliottina con Lorenzo, 170.000 euro. Tu da casa sei giocatore? No, dice mamma come. Così ogni tanto. Va bene, allora, cuffia, ti lascio concentrare come se fossi lì pronto a scrivere una tua poesia, una tua canzone. Samir, Andrea, noi siamo prontissimi a giocare. Allora, spero anche voi a casa, ghigliottina di giugno, andiamo, Lorenzo, si parte, scelta delle parole. Furto. Tutto. Tutto. Ghigliottina. Partiamo con la parola giusta. Adesso, cintura, lettura. Lettura. Ghigliottina. Ripartiamo da cintura con entrata, oppure puoi scegliere giornata. Giornata. Ghigliottina. Quarta parola. Canta. Danza. Danza. Ghigliottina. Segno. Impegno. Segno. Ghigliottina. Giocheremo per 85.000 euro. Tutto, cintura, giornata, danza, segno. Un minuto da adesso, Lorenzo, in bocca al lupo. Mi far leggere così continui a giocare insieme alla famiglia della ghigliottina, puoi levarti la cuffia. Il nostro campione ha scritto cosa? Ci vuole un attimo, ragazzi, stanno ancora scrivendo a casa, magari stanno arrivando a casa. Che c'è la ghigliottina? Sì, vi aspettavamo. Tutto, cintura, giornata, danza, segno. Segno di Zorro? Boh. Vediamo. Il segno sicuramente di Lorenzo, speriamo abbia lasciato il suo segno che lo porterebbe a 85.000 euro alla prima ghigliottina, così. Wow. Tutto, cintura, giornata, danza, segno. Tu sei laureato in lettere? Sì. Italiane, straniere, moderne? Lettere antiche, continuo con la magistrale su questo percorso, latino, greco. Latino, greco. E
Quindi vabbè, le parole un po' le, come le hai scelte? Da paroliere, no, la mia domanda era quella, da paroliere, più il musicista ha prevalso, il letterato, il futuro professore? Allora, cintura è stato l'errore e subito dopo, con giornata, mi si è insinuata l'unica parola che poi ho scritto. Allora, la chiave è stata aggiornata, per ora, sì. Insomma, l'accensione della parola, della ghigliottina, che speriamo per Lorenzo sia quella da 85.000 euro, cioè uguale alla nostra, ha scritto una parola meravigliosa, vita meravigliosa. Allora, la giornata della vita mi pare che esista, sia segnata sul calendario, non mi ricordo che giorno, onestamente. Poi la danza della vita è una metafora appunto per indicare la nostra esistenza. O anche la vita è una danza, è tutta una bellissima, hai ragione, hai ragione. Poi dare un segno di vita, toc toc. Bellissimo, bellissimo, dare un segno di vita, perfetto. Poi la cintura è un accessorio che si porta alla vita. Ragazzi, una mano alla cintura. È un movimento sexy. E vita ci mettiamo sensual, vita. Quindi. E poi l'ultima, con tutto, non ero proprio sicuro, ma aver avuto tutto dalla vita, direi che insomma è quello a cui aspiriamo tutti. Ragazzi, è bellissimo, è bellissimo. Che tu sia, poi sei giovanissimo, da grande che tu sia, professore, insegnante, musicista o contemporaneamente poeta, letterato, paroliere, cantante, veramente hai creato. Lorenzo, mi dispiace, è bellissima, bisognerebbe mettere un premio a parte, dice premio della critica, la gioco a Sanremo per la tua ghigliottina, ma devo andare al gioco quello vero, tutto, cintura, giornata, danza, segno, se io ti aggiungo scherzare... Ah, col fuoco... Ammazza, ma te sei un fenomeno, come l'hai beccato in un secondo? La famosa sesta parola che ti aiuta a collegare. Ma neanche l'ho detta, cioè c'hai un computer nella testa. Come hai fatto? È venuta così subito. E complimenti, altro applauso, ma neanche l'ho finita. Non si scherza col fuoco. Segno di fuoco. Sagittario, Leone, Ariete. L'ho detti tutti, sono quelli di fuoco, ce ne sono altri, qualcuno non si sente rappresentato. Chiamo Paolo Fox, vabbè, segno di fuoco, rimaniamo amici. Segno di fuoco, la danza del fuoco, balletto famosissimo. E poi giornata di fuoco, dice lasciami perdere, domani vado a dormire presto, c'è una giornata di fuoco. La cintura di fuoco in geologia, zona del Pacifico, caratterizzata da eruzioni vulcaniche, speriamo state calme, ci manca solo quello. E poi modo di dire, ma anche canzoni di Lorenzo Giovanotti, so tutto un fuoco, tutto un fuoco, tutto un fuoco, tutto un fuoco, la sua scherzo. Fuoco, fuoco nel fuoco, Eros era.